Ciao a tutti, oggi abbiamo la D7100 e faremo l'unboxing come ci avete chiesto, quindi partiamo subito, apriamo la scatola e per prima cosa troveremo il manuale potente, le istruzioni d'uso, questo bel malloppone. Abbiamo questo CD che serve per installare i driver o la suite di Nikon sul PC, per poi collegare la fotocamera. Questi sono i documenti che riguardano la garanzia, questi tre, e poi abbiamo tutto l'aspetto, diciamo, hardware. Abbiamo l'obiettivo 18-105, perché questo, non so se avete visto, ma è il kit col 18-105 VR, quindi un obiettivo che tra l'altro è anche stabilizzato. Vi faccio vedere subito l'obiettivo. Allora, togliamo queste due scatoline, eccola qui, ecco l'obiettivo incluso nel kit, questo qui, vedete il VR, lo stabilizzatore di Nikon. Ok, mettiamolo da parte. Abbiamo anche quest'altra scatolina che contiene tutti i vari accessori della fotocamera. Abbiamo la micro USB per collegare la fotocamera al PC, abbiamo il cavo di alimentazione per il caricabatterie, il caricabatterie ovviamente, questo qua. Okay. E abbiamo anche le batterie, le classiche di Nikon. Infine all'interno troviamo anche questa cinghia, la cinghia classica con la scritta gialla Nikon, che serve per appendere la fotocamera o al collo o magari legarsela intorno al polso. E infine questo copertino che dovrebbe andare a inserirsi nella hot show della fotocamera, il vano per i dispositivi esterni collocato sopra il flash. Da ultimo abbiamo la scatola che contiene la fotocamera, eccola qui, bella incelofanata. Vediamola dai vari sacchettini. Eccola qui, la D7100, con il velo per proteggere il display. Abbiamo le doppie ghiere davanti e dietro, lo switch per accendere, spegnere o accendere la luce del pannello, la doppia ghiera anche qui con le modalità di scatto e i tempi di scatto, o meglio la modalità di scatto nel senso scatto singolo oppure raffica veloce, raffica lenta. Abbiamo anche il pulsante per bloccarle e evitare di cambiarle accidentalmente. Questa è la hot show di cui vi parlavo prima, con i microfoni, microfono stereo. Questo era l'unboxing. Se avete domande, fatele pure, sono sempre a vostra disposizione. Iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati sulle nostre ultime uscite video. E niente, io concludo qui. Da oggi è tutto, arrivederci.